prova per 5 anni, non vincitori, 25.000 euro in carriera. Numero 1 Ziva Font, al 2 Zarax, al 3 Zar dei Febi, al 4 Zebrina, al 5 Zeta Jet, al 6 Zanardi Griff, al 7 Zucchero Jet. Favori del betting per Zar dei Febi, numero 3 Davide Angeletti per Guido Carpentieri. I cavalli che stanno completando l'allineamento a 250 metri dal punto di stacco della macchina. Arretrato Zebrina. La macchina che va per staccare, e ancora prima dello stacco si insedia al comando Zar dei Febi, che conduce nei confronti di Zucchero Jet, Zarax e Ziva Font. Tutto ciò quando si va lungo la piegata, per linea esterna è rimasto il solo Zanardi Griff. Con il protone in fila indiana, ora sposta dalla corda Ziva Font, ma intanto si esaurisce la piegata e i primi 400 metri vanno via in 29 per Zar dei Febi, che conduce quando siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in schiena Zucchero Jet, più indietro Zarax con la progressione di Ziva Font. 44 i 600 di gara, con un paletto in 15 per il leader, quando siamo adesso lungo la piegata di destra con Zar dei Febi sempre al comando, metà gara nell'ordine del 59 e mezzo, molto ardente nelle mani del proprio interprete Zar dei Febi, quando siamo adesso di fronte con sempre Zucchero Jet in seconda posizione. Il chilometro che Zar dei Febi completa in 1.14.7, l'errore per Zucchero Jet, intanto prova a progredire Zanardi Griff, quando siamo adesso all'imbocco della piegata conclusiva con Zar dei Febi ancora leader nei confronti dello scarrierante Zucchero Jet, poi Zanardi Griff all'imbocco in dirittura di arrivo, Zar dei Febi che ne ha 3 di margine, anche 4 nei confronti del resto della compagnia, dalla quale prova ad emergere ancora Zanardi Griff, con Zar dei Febi che nel finale cerca di allungarsi, Zanardi Griff che va al suo inseguimento, poi più indietro anche Zeta Jet, ma Zar dei Febi non ammette repliche, viene a concludere nei confronti di Zanardi Griff e Zeta Jet. 1.58 e mezzo per Zar dei Febi e Davide Angeletti, 1.14 scarsi la media al chilometro, tenuto conto del parzialino iniziale con il figlio di Varenne LUL che ha dominato da un capo all'altro della corsa. Il training, ricordiamo, di Guido Carpentieri, colori della scuderia Gea dei Febi, il 3 al primo posto davanti al 7 di, scusate, al 6 di Zanardi Griff e al 5 di Zeta Jet.